Allo scudo! Allo scudo! Lo Jäger con lo scudo! Buongiorno ragazzi, oggi ci troviamo in una nuovissima partita in Ranked su Artificieri. Però io non ho parole. Cioè, la gente ha votato per andare in Stiva Bagaglie. Va bene, li abbiamo. Cioè, io vi dico soltanto la genialata di questi. Valkyrie che non ha il filo spinato. Mira che non ha il filo spinato. Caveira che non ha il filo spinato. Kessel non ha il filo spinato. Cioè, vogliono andare giù sotto in Stiva Bagagli con soltanto il filo spinato di Jäger. Che spero che ce l'abbia e che non abbia lo scudo. Perché se non sbaglio lo Jäger ha anche lo scudo. Spero che non abbia messo lo scudo da qualche parte. Cioè, iniziamo subito così, ragazzi. Io sono anche in ranked. Come faccio ad essere in ranked con della gente così che mi sembrano peggio dei nabbi? Poi, oh, magari ci va bene. Però. Allo scudo! Allo scudo! Lo Jäger con lo scudo! Neanche. Non lo so. Un rame 4 con sul bosco e il ramoscello con l'ortica. Cavolo, ha lo scudo sullo Jäger. Io non ci credo. Cioè, siamo senza fili spinati. Chi è morto? Caveira. Interessante. Molto utile il libro di Caveira. Preparatevi. Che ci asfaltano come pochi questi, eh. Rip. Resta solo un operatore alleato. Missione fallita. Non dico Difensore nulla, in raga. Ed eccoci qua in una nuova partita. Siamo nella base di Hereford. Perché, come potete immaginare, quella partita l'abbiamo stravinta 4-0, no? Ragazzi, non fatemi parlare. Avevo un diamante in squadra con me. Contro avevamo due diamante. E tutti gli altri erano Platino 2 e Platino 3. Io veramente non ho mai visto una squadra così scarsa avendo questi gradi così alti. Cioè, c'è sempre una prima volta qua, fanno così per non farmi aprire. Cioè, io veramente. 5-4, Valkyrie rimane da questa. Ok. Io devo brecciare. Non hai più il disinnescatore. Dove sono ste cam? Dove cavolo ha messo le cam Valkyrie? Non lo so, ma proviamo a dronare così. Piccolo bait Valkyrie, ti piace, giocare facile? Porca vacca, un altro su? Dai, però. Un altro su, no. Ma che cavolo. Pulse. Io qua, ragazzi, erroraccio mio. Questo è il karma. Credevo che sto maledetto fosse lì sotto. Perché hanno brecciato, hanno fatto tutto. Stanno plantando. Pulse, che cavolo mi rimane sopra. Occhio, da fuori, da fuori. Pulse è bravo. Buona. Eccolo, corridoio. Bravi, bravi, cavolo. Vedete i giocatori? Bravi, cavolo. Adesso poi li testeremo anche nei prossimi round. Però quel Pulse lì ha fatto una giocata interessante. E adesso, secondo round, andiamo con Echo. E così mi metto dietro e difendo per bene tutto quanto. Interessante questa cam qua sotto. Di solito si mettono sempre in alto. 4 e 5. Lo spawn kill. Sì, oddio, non è che mi fanno proprio impazzire le cam di Pulse.
Ma Pulse, ma che cavolo mi combini? Pensavo... me ne sono accorto adesso, credevo che fosse morta Valkyrie. Raga? Cosa cavolo... Dai, sono già dentro. Alleato. Bella difesa questa. Bella bella difesa. Io che dovevo stare dietro a tenere. Difensori neutralizzati. Vabbè. E così ci hanno ricambiato il favore, no? Ottimo. Terzo round e sono tutti prontissimi qui a cercare di farci un po' di spawn kill. Io però vorrei prendere in contropiede. Come fa a vedermi da qua? Forse distruggiamo quella. Nuovo caricatore. Che vacca, ho sto maledetto. Dai, sarà fatto il buchetto sotto. Ma che schifido. Fatemi un attimo dronare, che ho io anche il disinnesco. Dai, è ancora là il maledetto. Quel buchetto lì però. Cambio caricatore. Ah, non belle scatole. Claymore in posizione. Cambio caricatore. Devi recuperare. Mancano 10 secondi. 5 secondi. Oh! Limite di tempo raggiunto. Che due scatole ho. Doveva esserci una all'esterno e pushava dentro da fuori, no? E magari plantava. Non scoraggiamoci per nessun motivo al mondo. Ripariamo sempre tutte quante le pareti esterne, sperando là che nessuno pulisca, nessuno muoia in un attimo. Prima, non lo so ragazzi, secondo voi... Oh, ti prendi sta corazza? Voi cosa avreste fatto? Io so per esperienza che quando la squadra si è così, va da una parte, tu da solo con la bomba non ti puoi assolutamente permettere di andare da un'altra parte. Devi stare con la squadra. Ancora 10 secondi. Quindi, boh, secondo me ho fatto bene a stare lì con i miei compagneros di squadra. Però purtroppo siamo stati un po' troppo lenti. Io anche, raga, non ho assolutamente tenuto sott'occhio il minutaggio di quanto mancava, eccetera. Però qua piazziamone un altro, onde evitare che succeda qualcosa. E qui te ne piazzo un altro. 5, 4, col fucile a pompa! Ah, 4 a 4... Ok, c'è Twitch. Fatemi dare una controllatina. Bravo, complimenti Rock. Così hai aperto dentro l'obiettivo. Così da fuori possono guardare direttamente dentro. Ok, sono dentro. Scale, scale, scale. Là. Qua ho sentito qualcuno. Ultimo nemico rimasto. Tutto bene. Lì hanno messo una claymore, qualcosa, avevo sentito che piazzavano qualcosa. Non pushare. Oh, bravi, bravi. Di nuovo in parità. Diciamo che questa partita sarà una partita bella tosta. Da dove l'ha fatto? Bella kill. E adesso vediamo di concludere subito. No, Thatcher lassù che ti uccidono. Io te l'ho detto. Poi fai te. Guardate un po' questi dove stanno. Occhio Ash, ti drono, ti drono, ti drono.
Mi dispiace Ash, ti tocca rimanere là. E difatti sei morta. Fatemi dare un'occhiata con calma, si fa tutto. 3 contro 5. No, dai! Dal buchetto lì, ma fai schifo proprio, mamma mia, oh. Guardatelo, tra la ringhiera e il coso. Io pensavo invece che pushasse da fuori per avere più visuale. Si è fatto anche l'altro? Bella. È un attacco orribile, è stato. Orribile. Lì c'è quell'altro che esce. No, o lancia una bomba nucleare questo, o se no. Niente. Da fuori addirittura, dall'altra parte, dal poggiolino, vediamo. Sì, sì, dal poggiolino è uscito nuovamente lui. Guardalo, sa tutti gli angoletti. E adesso difendiamo tutto quanto. Mi è venuto in mente che quando lo Jäger è uscito fuori dal poggiolino, là nessuno aveva messo una claymore. Errore madornale, perché là c'è sempre una claymore davanti alla porta. Sempre, uno deve sempre metterla. E quindi quello lì è stato un errore assurdo della mia squadra. E chi aveva l'operatore con la claymore non l'ha messa. Tanto vedo dal... da qua, dal riflesso, se arriva qualcuno. Gli altri votano per arrendersi. Hanno trovato una bomba, va difesa. Ciao, ora che ricarico. Erano scesi in due, c'era anche Ash. Così ragazzi, diciamo che la giornata non era iniziata proprio nel migliore dei modi, eh? Cioè addirittura quello con la pistoletta, però era circondato da tutti. Cioè in attacco riuscivamo a fare qualcosa, in difesa proprio zero. Non c'era assolutamente nulla. Quindi adesso sono molto curioso di vedere un attimo i gradi degli avversari, della mia squadra, com'è che eravamo. Due diamanti contro... Ma sei fuori? Quanti punti ho perso? 17. Tutti platini 2, 3, 1. Due diamanti contro e tutti platini 2. Vabbè. Complimenti così, Rainbow. Avanti così. Io ragazzi spero che la partita vi sia piaciuta. Almeno abbiate capito un po' gli errori e così voi non li fate. Io vi saluto, vi ringrazio. Ci vediamo al prossimo video.